parte. Sono nella zona dell'epicentro, nella provincia di Reggio Emilia, fra Bagnolo in Piana e Novellara, per raccogliere le impressioni degli abitanti del posto dopo le scosse di terremoto che si sono registrate alle 8 e alle 9 nella serata di mercoledì. Sono state improvvise abbastanza spaventose, eravamo a fare un normale aperitivo, ma purtroppo è accaduto ciò. Siamo scappate in mezzo alla strada perché non ci aspettavamo questa cosa, pensavamo fosse stato un incidente stradale, invece c'è stato un vero e proprio sisma. Normalmente un po' di paura c'è comunque, però come in tutte le cose cerchi di superarla, perché in ogni caso sono eventi naturali e devi cercare di controllare te stessa, insomma. Qua dove ci troviamo? Santa Maria di Novellara. Ecco, come sono state queste scosse? Forti. Un colpo, si dice, sussultorio. Sì, quella delle 9 è stata forte, forte. Sì, molto forte, sì. Siamo in provincia di Reggio Emilia, precisamente a Fosdondo, nella zona dell'epicentro. Sì. Ecco, cosa è successo in questa abitazione? Ha tremato la casa, guardavo il computer, parlavo con amici, in quel momento è iniziato a muoversi il display, è iniziato a fare umore, tremava e si sentiva due umori, boom boom. In quel momento siamo scappati via fuori, alle ore 20. 20, 19, la prima scossa. La prima scossa, si sentiva una di più di questa l'altra. Sì. Quella si sentiva proprio forte, la prima. E poi questa la seconda, ho detto, ha passato, entriamo in casa, siamo entrati in casa, la bimba si è andata a fare la doccia. Sì. È avvenuta quella seconda, quando è avvenuta la seconda la bimba è scappata fuori da sotto la doccia con un vestito sopra e siamo saliti nella macchina. Sì, qui c'è una crepa. E poi siamo andati a vedere a fuori, mi ha detto il datore di lavoro, vai a vedere se c'è qualche crepa, se vedeva questa crepa. Qua in Novellara, com'è la situazione? Come si è avvertita questa scossa? Ma al momento calma, grazie a Dio, sì, al momento calma. E prima le scosse delle 9? Allora, io ho un centro fitness e scuola di danza e chiaramente c'è stato un attimino di panico perché abbiamo dovuto evacuare tutti gli associati, poi la situazione si è calmata, sì, nell'immediato c'è un attimino di paura, sì. È ancora vivo il ricordo del 2012, per cui però sì. Adesso siamo, sono questa tranquilli. Stasera come la passerà? Allora, io stasera intanto come primo impulso è stato quello di prendere e uscire di casa, sono andata da mia figlia che abita a Gonzaga, per cui... E niente, adesso la situazione si è calmata un attimo, per cui insomma la vita va avanti.